me somebody. Let's go. Amici di LiguriaWeb.tv, eccoci un'altra puntata, è il graditissimo ritorno di Giuliano Arnaldi, antropologo, direttore della Fondazione Tribale Globale, che da mesi collabora con noi, ma soprattutto ci avvince, ci suggestiona, ma soprattutto ci dà grandi innaffiate di cultura parlando a tutto tondo, a 360 gradi, di usi, costumi, tradizioni dei popoli più diversi. E in questa nostra puntata parleremo dei tapa, ovvero come potete già ammirare qua, ha portato delle cose, degli oggetti che io chiamo simbolici perché sono ricchi di simbolismo, ma l'amico Giuliano ci spiegherà doviziosamente di cosa si tratta e da dove provengono queste opere d'arte, perché altro non possiamo definirle se non opere d'arte, vero Giuliano? Assolutamente sì, proprio perché noi abbiamo smarrito la funzione principale dell'arte. Troppo spesso consideriamo l'arte decorazione in Occidente o, quando va bene, qualcosa di strano. In realtà l'arte è lo strumento che l'uomo usa per indagare il mistero e per rappresentarlo. Quindi è sempre la tensione di far vedere l'invisibile, insomma, no? Che detta così sembra una cosa impegnativa e strana, però, come dire, a volte chi di noi, insomma, ricordate la sindrome di Stendhal, no? Assolutamente, ecco, sì, certo. Chi di noi non ha provato fortissime emozioni in determinati contesti artistici o musicali? No? Per le doca comunque una grande attrazione, se penso di fronte agli Uffizi, al quadro della Primavera di Botticelli o della Nascita di Venere, sono rimasto letteralmente mezz'ora a guardarmi e a studiare ogni particolare. Non solo quelli, tante altre opere d'arte, perché se c'è qualcosa di bello in questo nostro mondo sono proprio le opere d'arte e sono l'unico legame, e il legame più importante e profondo, che riesce a far connettere passato, presente, e a sbilanciare e a proiettarsi nel futuro. Dico bene, Giuliano? Assolutamente sì, proprio perché i linguaggi dell'arte ti consentono appunto di vedere l'invisibile, no? Quindi di lo sto mettendo dalla parte giusta, ecco, questa ma è la parte in giusta. In realtà non hanno un verso, perché in questo caso questa è una tappa che viene dalla Repubblica Democratica del Congo. Una tappa piuttosto rara e importante, io l'ho trovata presso una galleria di San Francisco, piuttosto nota, perché è una delle poche dove c'è una raffigurazione antropomorfa che si vede qua. Normalmente c'è una figura umana. Normalmente su questa tappa sono scritti simboli e riferimenti culturali, geografici. Questa è una mappa stellare, nel senso che è letteralmente un pezzo di cielo, per come si vede. Anche questa viene dall'area della Repubblica Democratica del Congo. Il popolo che faceva queste cose si chiama Mbuti, sono pigmei appunto, e loro sulle cortecce rappresentavano i loro percorsi, sia i percorsi concreti, quotidiani, che venivano realizzati. Questa sembrerebbe a naso una mappa stellare. Sì, è una mappa stellare, ma lo è letteralmente, nel senso che la posizione di questi simboli che tu vedi riproduce ciò che le persone di quel popolo vedevano osservando le stelle, e serviva anche ad orientarsi, perché comunque c'è un sistema di lettura che a noi è abbastanza sconosciuto, perché abbiamo perso di vista, noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento esterno, di un codice, di un vocabolario, usiamo questa espressione, perché abbiamo un po' smarrito la capacità di andare al sodo, di evocare una situazione e capirla magari prima col cuore che con il cervello. Loro ci parlano con linguaggio dei simboli. Loro parlano con questo grande linguaggio universale, che è un linguaggio archetipico. Molti simboli che si trovano sulle tappa
li troviamo nelle incisioni rupestri. Abbiamo già parlato della svastica in un'altra puntata. Certo, insomma, certo. Cioè, esiste un linguaggio, un alfabeto di segni comune all'umanità da sempre, da quando l'uomo è sapiens sapiens. È l'alfabeto che l'uomo usa quando parla di ciò che è e non di ciò che ha. E non ciò che ha. Senti, hanno una particolarità questa etapa. Come sono composte? Da dove provengono? Allora, sono cortecce d'albero, quindi cortecce d'albero battute e dipinte. Anche la loro realizzazione è un buon motivo di riflessione, perché diciamo che in questi nuclei di persone, immaginate che i pigmei sono cacciatori raccoglitori, quindi hanno uno stile di vita come avevamo noi diverse decine di migliaia di anni fa, prima della scoperta dell'agricoltura quantomeno. Sono comunità di 60-70 persone che cacciano, raccolgono e poi si spostano. All'interno di queste comunità gli uomini fanno il lavoro stupido, consentitemi il termine, cioè staccano la corteccia e la preparano battendola con un particolare utensile di legno che ha una parte piatta e una superficie invece lavorata che consente di ammorbidirla, e la battono fino a che non diventa morbida, appunto. Sono poi le donne che le scrivono, e questa è una cosa che troveremo in tantissime culture. E questo è una cosa di grande interesse, perché la responsabilità della narrazione, perché di narrazione si tratta, di questa etapa, come di altre che vedremo in altri contesti molto distanti da un punto di vista, è affidata alle signore. È affidata alle donne. Sono loro le custodi dei saperi, sono loro che hanno la responsabilità della sapienza e anche, come dire, dell'utilità, perché poi queste tappe servono come coperte, servono come perizoma. Sono Homo sapiens, ma soprattutto femmina sapiens. Assolutamente in questo caso, sì. Questi hanno raggiunto la parità dei diritti prima ancora degli occidentali. Assolutamente, eh? Sì. Pensate che questo popolo, questi popoli, particolarmente gli imbuti, che secondo i nostri criteri dovrebbero essere selvaggi perché vivono in capanne, smontano la capanna, poi si spostano quando hanno finito, quando hanno esaurito la caccia e la raccolta, parliamo di pigmei, in realtà hanno una visione del mondo, uso volutamente il termine che si usa in filosofia, quindi la parola tedesca, una Weltanschauung, una visione del mondo articolata e complessa quantomeno come la nostra. Hanno un insieme di saperi, hanno un'architettura sociale solida. Il crimine quasi non esiste, un po' perché è difficile entrare in conflitto con una comunità da cui dipendi, che basta, come dire, che ti allontani per punirti, perché comunque la foresta è feroce da questo punto di vista, no? Ma un po' proprio per la natura di questo popolo. Immaginate che la massima espressione di conflitto tra due famiglie consiste nel fatto che quando il villaggio viene smontato e rimontato con queste capanne che sono delle cupole, tra l'altro bellissime, un artista contemporaneo, Mario Merz, le rifece inconsapevolmente a una Biennale di Venezia tanti anni fa. Ecco, pensate che il massimo della conflittualità consiste nel fare le porte della capanna che divergono invece che convergere, perché anche l'architettura di quei villaggi, il modo in cui le capanne vengono ricostruite, eccetera, non è casuale, ma risponde a uno schema. A dei canoni ben precisi. Questi sarebbero i selvaggi. Questi sono i pigmei, questi sono dei reperti bellissimi che provengono dal Congo. Nella prossima puntata cambieremo continente, dall'Africa passeremo all'Oceania con il nostro Giuliano Arnaldi. Ci rivediamo dunque a una prossima puntata qua con il nostro antropologo sugli schermi di Liguria Web TV.